Un saluto a tutti, io sono Natron e bentornati sul mio canale. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati l'ultima volta con Resident Evil HD Remastered. Mi equipaggio la pistola, abbiamo preso la manovella e credo, almeno a rigor di logica, che bisogna utilizzarla qua per fare non so cosa. Ah! Interessante la cosa. Pensavo tipo che stava un ponte o qualcosa di simile. Boh, vabbè, la posa mi prendo il fucile perché non so neanche se serve. Tanto vabbè, siamo qui. Non ci vuole nulla a tornare a recuperarla alla fine. Ma che se il fucile ha solo un colpo, basta, avanza per indebolire un nemico. Qua però c'è dell'erba verde. Se quasi me la prendo e me la porto, non si sa mai. Come si dice, prevenire è meglio che curare. E ci stiamo avvicinando appunto sempre di più alla fine di questo meraviglioso gioco. Attualmente il volume perché se no non capisco nulla. Un corridoio unico. Vabbè, non possiamo sbagliare allora. E non si può interagire, strano. Ah! Mi sa che qui bisogna usare il fucile quello rirotto, perché mi sa proprio di sì, che è venuto il momento forse di utilizzare il fucile rotto, per non so nemmeno cosa serve, magari è una trappola e noi andiamo a ad attivare in pieno, ma tanto abbiamo salvato qua, non ci costa nulla. Almeno a me arriva, cioè, sembra che... Ah, no, non serve. Ma siamo sicuri? Perfetto, non serve. Io questo fucile ce l'ho da una vita e non so a che cavolo serve. Allora via, andiamo a riposarlo. Perdiamo degli altri minuti preziosi, ma tanto, come ho già detto in un video scorso o nel 2 video fa, io non ho assolutamente fretta di finire in velocità la serie. Non è una speedrun, non è una speedrun. Non devo finirlo in fretta per fare altri titoli. Ce la giochiamo con calma, ce la godiamo, ce la gustiamo questo gameplay, questo gioco con tutta la calma di questo mondo. E siamo anche belli contenti perché mi inquadri qui. No, c'è nulla. Oppure mi spunta un altro qualche bestia simile dal nulla. Ah. Lo vedo che blocca il passaggio, quindi... Ah, così? Ah. Che scossa! Dio boni! Oioia. No, non mi sono spaventato più del dovuto, ma non me l'aspettavo questa, ragazzi. E bene, meglio così. Ho detto, ah, ora bisogna stare dell'altra a girare per cercare di trovare un modo per distruggere il mastro con la dinamite o qualcosa di simile. Non c'è altro possibile. Yes. E basta. Tutto qui. Ma come tutto qui? Ha pure aperto un passaggio, attenzione. Intanto vediamo un attimo se la registrazione, come al solito, prende... Via mouse, grazie. E vediamo cosa c'è di qua. Che puttana Eva! No, vabbè, ragazzi, voi state scherzando.
Un radio gigante! Porca miseria! No, prendi il fucile circo, la pistolina non fai nulla. E un radio piccino sopra, eh! Cosa mi dici che non c'è nessuno? Ma porca troia! C'è già mezzi rotti, ma dai! Vabbè, avrei capito, qui dobbiamo morire. Ho già capito l'andazzo, eh. Prendere sempre a caricare il fucile. Salve lei. Aiuto. Bene. Proiettili dei fucili finiti, ragazzi. Siamo anche avvelenati, meglio di così, veramente. Non può andare. E troppo vicini li siamo. Ma dove miri, Jill? Mira meglio, mira. Dio buono, è così grosso che. Ci muore. Senso di ragno. No, vabbè, l'achievement è spettacolare, però, che abbiamo sbloccato. È senso di ragno. Le cose sono sempre avvelenate, ragazzi. Allora non ho capito una cosa. Allora, abbiamo ammazzato tra l'altro anche con molta facilità. Pensavo che era molto più semplice farlo fuori. Addirittura con 7 colpi di fucile, pochi della pistola. Il ragno. Ok, va bene. Un enorme ragnatela blocca la porta. La vedo anch'io. Che bisogna fare? Poi il ragno è anche sparito tra l'altro. Quindi vabbè, moriremo, eh? Non mi interessa, moriremo, ma che cavolo bisogna fare che la cioè la rendita blocca la porta. Boh, non lo so che bisogna fare. Sicuramente bisognerà utilizzare un oggetto che abbiamo nell'inventario, boh. Perché non abbiamo preso nulla, quindi presumo sia quello. Dammi l'antiveleno, sennò qui ci muoio. C'è anche il ventilatore perché sto morendo un po' di caldo. Scusate ragazzi, ma fa caldo e tanto anche. Tanto voi non sentirete nulla, meglio così. Prendiamo questo, dovrebbe pulirci dall'avvelenamento. Sì, ma siamo ancora mezzi morti, quindi direi di utilizzare un'erbettina magari. Magari non l'erba mista, l'erba verde va già meglio. Forse è il coltello di sopravvivenza, ragazzi. Non lo so. Ah, ecco. Eh sì, probabilmente bisognerà tagliare i fili. Andiamo a vedere, non ne ho la più pallida idea. È la cosa più logica che mi viene da fare. Non mi dite che devo bruciare tutto con l'accendino. No, il fischietto non penso. No, doveva agire di qua. È stata una bella sorpresa, non mi aspettavo di trovare il ragnone gigante così dal. Che ha perso poi dal nulla, tra l'altro. Allora. Infatti immaginavo che bisognava fare così. Col coltellino. E vediamo cosa c'è di qua. Il porte su porte. Cioè, ma vi rendete conto cosa hanno costruito questa gente qui? Che enorme complesso. Tra villa, sotterranei, addirittura, cosa c'è qui? È una mappa di giardino B1, assolutamente sì.
Non è neanche tanto, tanto grosso alla fine. Alla mappa di giardino B1, grazie. Io non prendo nulla, ma prendiamo tutto dopo. Ci occupiamo di inventare, magari. Poi bisogna prendere cose più importanti. Non abbiamo lo spazio necessario. Qua ancora sta alimentazione, ma. Non serve a nulla, andiamo. Tanto. Il ragno è facile da farlo fuori, l'abbiamo visto. Ok. Qua non c'è nulla di interessante. Fuori esagonale, fuori esagonale. E poi sicuramente quel mazzo ci verrà addosso. Allora, a questo punto, visto che bisogna tornare indietro, recuperiamo tutte quelle belle piantine, tanto carine e coccolose, le portiamo nel baule e prendiamo la manovella. Quale però? Esagonale, no? Aveva detto. Un foro esagonale. Ok. Anzi, quasi quasi le unisco entrambi all'erba blu. All'erba blu. Perché no? Voglio provare anche a unire erba blu, erba blu e erba verde. Non so neanche se funziona, ma proviamo. No, infatti non serve a nulla. Nemmeno qua. E vabbè, così anche depositiamo il coltello, che tanto mi sa che non ce ne facciamo nulla. E niente, dovremmo essere vicini al laboratorio però, comunque, almeno da quel che so, non so nulla di questa zona, però a rigor di logica abbiamo fatto di tutto e di più, quindi dovremmo essere vicini alla parte finale della nostra avventura, quindi siamo lì, siamo sulla pista giusta. Per concludere in bellezza l'avventura, iniziate ormai, ragazzi, ben poco più di un mese fa. Vi ricordo che il primo video che ho caricato del remake, se non l'avete ancora vi visto, vi invito ad andare a vedere tutta la serie, mi raccomando. L'ho iniziato poco più di un mese fa, e quindi siamo proprio in orario, possiamo dire. Proprio tutto quanto fatto a modo. Tra l'altro voglio anche vedere se si incastra. No, ovviamente no. Devono occupare. Allora, prendiamo entrambe le manovelle. Anzi, ne prendo solo una. Voglio vedere che fusa è questo. Sì, ok, quella che ci serve. Ma io vi porto sempre comunque dietro il mio fidato fucile. Magari non si sa mai se si trovano cartucce, munizioni così sparse. Tanto la cerata ce l'abbiamo. Con i proiettili corrosivi. Abbiamo la Magnum. Che male non fa. Lo lasciamo per il boss finale. E proseguiamo. Oh no, ora sono troppo curioso di vedere come va a finire. Dove andremo a finire. Se appunto raggiungeremo questi benedetti laboratori. Come saranno acquisiti? Perché io i laboratori non ho manco visti. In nessun video, in nessun gameplay, quindi non ne ho la più pallida idea di come sono fatti, di cosa bisogna fare e cosa troveremo. Mi ricordo che in Resident Evil 2, nei laboratori, c'erano le piante carnivore che ti facevano tanto male e tanta bua. Nel primo non ne ho la più pallida idea. Forse sì, forse no. Lo scopriremo insieme. Abbiamo visto. Ora giustamente ci verrà addosso e vado già all'indietro. Ah no, per forza così, eh. Dai, Gil, forza! Ah, ma non viene dietro? Perché sta cosa? Un master room ti blocca il passaggio. Ok, quindi. Proviamo di nuovo a attivare la manovella. Non lo so. Se bisogna girare una seconda volta. Boh, non lo so.
lo vedo anch'io in qualche passaggio. Che bisogna fa? Boh. Aspetta un secondo, Ah, ok. Ditelo subito. Bisogna risolverlo perché c'è un passaggio a sinistra, quindi. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Boh. Questo mi ha sorpreso. Pensavo che rimaneva lì fermo finché non andavo a toccare. C'è stato addirittura che c'è la save room, mi sapete? Perché dopo aver affrontato questi due massi, il ragno. No. Che diavolo è questo? Un altro enigma. Porca miseria. Allora, ok, questo che caspita è? Oddio. Salve. No, ragazzi, che diavolo è questo? Questa statua? La statua della dea ti sorride in silenzio. E sorridiamo anche noi. Così siamo molti più. Qui c'è una statua per un secondo. Ma questo si spinge. Qua? Ah! Ho capito, però come. Aspettate un secondo, Allora, forse ho capito. Praticamente bisogna mettere quella statua che. Quella lì che è girata dietro, che probabilmente è una statua, al fianco di quell'altra. In quel buco, diciamo. Ah! Ho capito tutto, no, Giller? Sì, lo vedo che c'è un fuori esagonale, Jill. Devi di utilizzare di nuovo questo. Bisogna portare la statua fino lì. E io non ho mai visto questo enigma, ragazzi. Quindi non so. Cioè, sto andando a intuito. Bisogna portare la statua lì, spingerla in modo da metterla su quel piedistallo, girarla e spingerla nel foro. E nel, non so, nel buco, nella rintranza là del muro, accanto all'altra statua. Infatti è una statua. La cosa più logica che mi viene in mente di fare praticamente. Quindi ci vorrà un po'. Infatti immaginavo. Allora, spingiamola. Vai così. E poi c'è quell'affare a muro che non so che caspita è. Probabilmente serve per ottenere. Non lo so. Lo vedremo tutto sul momento, ragazzi. Fra poco, tanto lo scopri. Scusate, lo scopriremo. Ormai se voi diventate esperti, ragazzi, degli enigmi di Resident Evil, non ci fanno più nulla. Ah, il cilindro da usare con lo stantuffo, credo. E usciamo, tanto penso che non bisogna fare altro qua. Eh sì, direi proprio di uscire, ragazzi. Bene, altro enigma completato. No, pensavo che era molto più complesso, sinceramente. Pensavo che dovevo fare una combinazione di codici o di cose simili. Meglio così, meglio così. Andiamo a vedere cosa c'è di qua. Ah, non c'è altro. Bene, perfetto. La scatola di pronto soccorso dove c'è un kit medico. Molto, molto bene. Ah, non c'è nulla praticamente, quindi. Ok. Vabbè, la scatola poi la apriamo dopo. Quindi bisogna. Eh sì, bisogna tornare indietro. Sperando che non c'è qualche sorpresina.
come c'era prima nello scorso episodio. Ben due sorpresine c'erano. Maledetti. Sì, non c'è nient'altro. Allora devo cavolare il laboratorio. Ancora più in giù. Allora, il cilindro sicuramente bisognerà combinarlo con il cilindretto, quindi bisogna tornare dall'altra parte. E sì, è l'unica cosa che mi viene in mente da fare. L'unica, perché altrimenti non lo so. Anche perché non è che c'è molto da fare, non ci sono molti bivi o cose da visitare, quindi. Tanto per ora è semplice, non è assolutamente difficile. È veramente facile. Più che altro è tutto un andare a prendere, raccogliere oggetti e. A parte il ragno gigante che non. Che veramente è facile da. È stato facile da. Infatti, lo immaginavo. È stato un fucilindrico, quindi bisogna andarlo a mettere di qua. A parte il ragnone gigante che è andato anche giù abbastanza facilmente. Infatti mi è venuto un dubbio. Mi detto vai, i boss in arrivo. No. Easy peasy, come si dice, ma. Poi per il resto. Tutto molto semplice. Qua nel frattempo, visto che non avevo salvato nel video scorso, ho dovuto rifare questo pezzo con il video con il nostro compagno che è stato ucciso da qualcuno che non si sa chi, ho ammazzato appunto qua l'hunter perché dava fastidio. L'altro invece no, l'ho lasciato in vita. Allora, mettiamo il cilindretto e vediamo un po' cosa succede. Una serie di pulsanti lampeggianti, premerne uno. Boh. Apriamoli tutti allora a sto punto. Ah, ok, è una combinazione. Allora, vediamo un attimo. Allora. Sì, ruotalo, bisogna vedere la combinazione, ragazzi. No, fermi. Ah, bisogna usarlo. Oh, 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. E che caspita vuol dire? 4 4 2 sarà così? Ragazzi, ormai siete diventati esperti di questi enigmi. Guardate là, siamo diventati esperti. Non ci fa più paura nessuno, non ci ferma più nessuno. Ma vai, ormai è fatta. Scendiamo giù. Sì, altrimenti cosa l'ho fatto tirato su? Barry? Davvero? You too, Jack. Barry! Ciao! A noise I heard brought me down here, but Ero io! I didn't expect to find a place like this. Noio sinceramente. Have any idea as to what might be at the bottom? Io sì. There's only one way to find out. Andare giù e direi di concludere anche qua l'episodio. Boh! Ah no, è video, pensavo che. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. Ma viene anche te, We no? had enough surprises for one day. Ma I'll scusa, stay c'hai. here and secure our escape route in case something Ma happens. perché? Ma perché queste cose, ragazzi? Allora, chiudo qui l'episodio. Perché? Perché Barry devi. Porca di la puttana.
Barry, allora, ci sono i mostri, ci sono i peggio mostri, ci sono i cosi, la villa, la pianta, quello e quell'altro. Vai a controllare. Cavolo, vieni anche te, no? No, è da solo, è da solo così. Te stai qui a giocherellare, a fare le magie con la pistola, a farla rimbalzare, tirare in aria e a prenderla. E io mi devo fare il mazzo per a spianare la strada. Dai, ci vediamo nel prossimo episodio di Resident Evil HD Remastered.